baciandole una spalla. Quando sei arrivata a Firenze, chiesi baciandole una spalla. Quando sono riuscita a convincere il mio ufficio a trasferirmi da New York a Firenze, rispose Milena. A New York mi trovavo male, vivere lì mi era divenuto intollerabile. Non che non mi piaccia fare carriera. Tu che cosa intendi per carriera? Mi chiese improvvisamente. Guadagnare di più e lavorare di meno, risposi stupidamente. Milena mi prese la mano. Ti esprimi come un politico da quattro soldi. Per me la carriera è lavorare bene per gli altri. È un inno al meglio, cantato prima a me e poi agli altri. A New York mi trovavo male, perché si viveva solo di mente. Io le strinsi la mano, la portai sulla mia guancia e la baciai. «Perché ti sarò sempre fedele?» dissi. «Ma quale fedele? Tu semplicemente mi ami come io amo te!» «Lo so che ti delude questo discorso, però rientra nella logica dell'evoluzione. Quando uno ama, è entrato nell'altro, è diventato l'altro, non ha bisogno di dichiararsi fedele, non è più legato ai bisogni dell'io». Perché i bisogni dell'io sono condizionamenti imposti dall'esterno. Chi ama è tutto in sé, è nella persona che ama.